Allora cominciamo, scusate per il disagio logistico, ma Laura ti siamo riusciti a trovare e siete in tanti interessi, tanto in insomma, sta già una buona notizia. Allora io sono molto felice di essere qui, c'è notevole emozione anche per aprire questo incontro che abbiamo organizzato ovviamente a tempo di record e che abbiamo definito giornata di discussione con il titolo che avrete visto nell'invito Il labirinto del no, Bartleby di Herman Melville. Prima cosa ringrazio gli ospiti, gli studiosi, scrittori che hanno accettato con grande generosità l'invito, ringrazio gli studenti, sia, voglio dire, sia quelli organizzati in collettivi, in associazioni, sia quelli che non si richiamano a nessun gruppo, a nessuna sigla. Ringrazio tutti per la vostra passione, per il vostro interesse. Ringrazio gli amici, i colleghi e soprattutto il gruppo dei docenti preoccupati che ha promosso e organizzato questo incontro. Io sottolineo che l'iniziativa è stata concertata a molte voci, però diciamo parte soprattutto dai docenti dell'Ateneo di Bologna. E abbiamo anche aggiunto importante che tutto questo venisse dentro le aule dell'Ateneo, e forse ce ne voleva una più grande, adesso perdonateci, e in particolare dentro questo dipartimento che è votato allo studio della letteratura dall'età classica all'età contemporanea. A nome di tutti, a nome dei colleghi, ringrazio anche il direttore del dipartimento, Gian Mario Anselmi, che ci ha dato la disponibilità dell'aula per ospitare l'iniziativa. Dico solo due, adesso entriamo subito in argomento, però dico solo due parole indispensabili per chiarire insomma, lo spirito e il senso di questa iniziativa. Ovviamente come ogni azione umana, come ogni momento di produzione culturale, questa cosa, questa giornata non è sospesa nel vuoto, cioè si colloca in un contesto storico direi molto preciso. È legato a una situazione, quindi risente di emozioni, di giudizi, di esperienze che molti di noi hanno vissuto in questo periodo, con posizioni molto diverse, lontane e spesso contrapposte. Lavoriamo qui tutti i giorni, quindi sarebbe abbastanza ipocrita dire che tutto questo è una pura coincidenza, cioè che non c'entra nulla con, lo dico, con la contrapposizione frontale che si è creata tra alcune componenti dell'Ateneo di Bologna e alcune componenti studentesche. Sottolineo in entrambi i casi il termine alcune, con avvenimenti anche spiacevoli che hanno attirato l'attenzione dei giornali dell'opinione pubblica. Detto questo, d'altra parte è, penso qui evidente anche dalla presentazione e dall'impianto di questa giornata, si tratta di un'iniziativa culturale. Su un contenuto ben preciso, lo dico in modo un po' schietto ma penso molto comprensibile, questa non è un'assemblea su problemi di ordine pubblico, sulla, che ne so, sulla pulizia dei locali dell'Università di Bologna, ma è una riflessione collettiva, speriamo che sia il più possibile partecipata e trasversale, su un testo letterario. Un testo letterario sul personaggio di Bartleby, che è indubbiamente una delle figure più interessanti, più enigmatiche e direi anche più sovversive della moderna narrativa occidentale, su quale sono stati scritti fiumi di inchiostro, ha infestato un po' la fantasia di tanti lettori, critici e anche altri scrittori. E quindi vorrei rivendicare diciamo, la consapevolezza di un discorso che è situato, che è storico, è collocato nel qui e ora, ma che al tempo stesso rivendichiamo al tempo stesso la peculiarità storica e situata dell'oggetto della discussione. Appunto, un testo scritto tanti anni fa, pubblicato esattamente 160 anni fa in un mondo apparentemente molto lontano dal nostro. È un piccolo, diciamo, esercizio cognitivo che vorremmo proporre, che speriamo possa avere anche un valore indirettamente politico. Per cambiare un po' la prospettiva, per provare a uscire da certi schemi che a volte diventano troppo rigidi, diventano un po' automatici talvolta, e mi scuso se ricorro a una citazione un po' trita e ritrita, molto abusata, ma è un po' l'approccio che indica Calvino all'inizio delle lezioni americane, all'inizio della lezione sulla leggerezza, quando dice che quando il mondo umano sembra condannato alla pesantezza, alla pietrificazione, l'unica cosa, l'unica soluzione, dice lui, è volare su per sé in un altro spazio. Attenzione, non vuol dire, lo chiarisce subito, non vuol dire andarsene, non vuol dire fuggire dal mondo, ma vuol dire guardare il mondo con un'altra ottica, un'altra logica, altri metodi di conoscenza e di verità. E non c'è niente di più mio, perché cautelarsi e anche un po' deresponsabilizzarsi dicendo, beh,
tanto è solo cultura, tanto è solo letteratura. Io dico, vorrei dire, forse vediamo se sarà condiviso, proprio perché è letteratura, questa cosa parla del mondo, può avere una, dire, una rilevanza direttamente o indirettamente politica e può riguardarci da vicino. Direi che anche il nostro modo per dire che qui dentro, in queste aule, in questi locali, bisogna innanzitutto parlare, cioè bisogna prendere la parola tutti quanti, bisogna dialogare, discutere, ci si può anche scontrare sui contenuti delle proprie esperienze individuali, collettive, umane e intellettuali. Però bisogna farlo, se l'università non fa questo, come dire, se pensa solo a far quadrare i bilanci o a rispettare i requisiti dei decreti sempre più astrosi che arrivano dal ministero, beh, allora veramente tanto vale chiuderla come vorrebbero probabilmente in tanti. Noi siamo qui, noi vogliamo tenerla aperta e diciamo, lasciatemelo dire, preferiremo di no. Detto questo, come rapida introduzione, dicevo, entriamo direttamente in argomento. Devo dare subito una notizia, purtroppo, che insomma, un grande rammarico: abbiamo saputo pochissimo fa che Gianni Celati non è, non può intervenire, insomma, è stato trattenuto altrove e un grande rammarico, non possiamo averlo qui con noi. Voi sapranno che Celati si occupa da moltissimo tempo di questo testo, lo ha tradotto, lo ha annotato, gli ha scritto saggi, insomma, è un peccato, ma vabbè, andiamo con Galati. Darei subito a questo punto la parola a Ermanno Grazzoni, che è qui con noi, scrittore, docente per molti anni all'Università di Bologna, docente di estetica, anche lui. Benissimo, grazie. Non appartengo né ai docenti preoccupati né adesso insegno a Zurigo. Funziona? Sì, sì. Il racconto di Baldi è un racconto che quando qualcuno lo legge resta sempre molto colpito e non si sa bene perché. E, purtroppo le traduzioni italiane, uno resta sempre molto colpito da quel preferisco di no, o come ha tradotto Celati, ho la preferenza di no. Chi ha un po' esaminato la questione, questa frase è molto molto importante e difficilmente traducibile. In inglese è I would prefer not to. La parola prefer per un inglese suona un forse infatti è meglio usare questo perché credo che sia che funzioni meglio, se no faccio io così va bene? Si resta molto colpiti da questa ostinazione, da questa frase sempre ripetuta, gentile, ecco, dicevo in inglese I would prefer not to, che è un po' insolita. Un inglese fa, ho provato a fare una piccola indagine, e fa appena un po' ridere, e quindi fa diventare appena un po' buffo il racconto. L'inglese non direbbe I would like not, eccetera. I prefer è una parola che Celati appunto ha tradotto con ho la preferenza di no, ne abbiamo parlato a volte, a me non piace molto, però ha di vantaggio che è appena un po' artificiale. Io non sono mai riuscito a trovare un equivalente, ma se dovessi dire, è come se in una situazione di ufficio, tutti l'avete letto, dopo scontato che tutti più o meno conoscono il racconto, però come se ci fosse l'impiegato che in un ufficio, il capo ufficio, in questo caso l'avvocato, gli chiede, vuoi leggere e confrontare questi
queste coppie e lui rispondesse, non so, dico, opto per il no, che uno sente che c'è qualcosa di inadeguato, cioè qualcosa di leggermente burocratico, antiquato, artificiale, una parola che viene da altri tempi, altri luoghi, da qualcos'altro, che non è il parlare normale da ufficio. Contraddicendo preferisco di no, certo colpisce sempre, colpisce anche l'ostinazione, perché se lo dicesse una volta sola forse non sarebbe abbastanza incisivo, c'è questa ripetizione. Non dice solo questo, dice anche altre brevi frasi qua e là. Questa però si perde quando qualcuno riuscirà a trovare un equivalente italiano che dia anche questo tono che colpisce tutti nell'ufficio, anzi, se ricordate, infetta l'ufficio, usa credo un termine di questo tipo, se non lo usa comunque il senso è che infetta l'ufficio, tanto che anche gli altri un po' la adottano, questa espressione fuori luogo. E questo è un aspetto molto importante, è come se fosse un personaggio che viene da altrove. Allora, quanto tempo posso parlare? Dacci un minuto. No, questo preferisco un passo. Not too much. Allora, se leggete, certo, questa è la frase che colpisce, colpisce l'ostinazione, la resistenza, credo che gli amici di Bartoli l'abbiano adottato, poi ci diranno soprattutto per questo, per questa gentilezza non violenta, viene da dire, perché non lo è assolutamente, è inerme, e però resiste, come resiste, se l'avete letto, come l'erba che nasce anche in prigione, che esce da due pietre tra le pietre un filo d'erba esce e non c'è niente da fare, c'è, continua a perdurare l'erba come batte, e questa è l'analogia abbastanza evidente, è come un filo d'erba, ecco, e quindi l'idea della resistenza. Ecco, ora c'è anche questo, chiunque può leggere qualunque racconto e trovarne dei riferimenti personali che possono anche essere deliranti, ma magari sono di grande invenzione e di grande utilità. Se, leggendolo io ho sempre avuto l'impressione, ed è una cosa che mi ha molto sempre colpito, questo elemento di sacro che c'è nel personaggio. Se ricordate ci sono varie allusioni di personaggio. La prima definizione, vi ricordo, si presenta all'avvocato di questo studio di Wall Street, molto importante, Wall Street, via del muro, diventata famosa per il mercato finanziario, ma per un inglese suona come la via del muro. E poi si parla ripetutamente delle finestre di questo ufficio che guardano su un muro distante, credo mezzo metro o poco più, da cui a malapena arriva la luce del sole. Si presenta all'avvocato questo signore distinto, viene assunto come copista, lavoro abbastanza normale per l'epoca, per noi appena un po' più strano in particolare, e poi incomincia e viene, si mette in un angolino, gli viene messo un paravento attorno, e questo luogo dove lui sta a copiare assiduamente, all'inizio non dice di no, all'inizio copia, fa il suo lavoro con grande impegno, credo che gli dica una frase tipo giorno e notte o una cosa del genere, con grande impegno, e questo luogo viene chiamato eremo. Il raccontatore, che è l'avvocato, dice sta nel suo eremo, anche questo non è poco. Poi, se continuate il racconto, a leggere i paragoni sono come una colonna di un tempio crollato nel deserto, certo, poi ci sono altri
si parla della città di Petra, eccetera, ecco, ci sono, e poi soprattutto a un certo punto l'avvocato che cerca di mandarlo via, a un certo punto dice: ma non sarà un inviato del destino, della provvidenza, giusto? Non sarà un inviato della provvidenza? Cos'è un inviato della provvidenza? Una specie di angelo, una specie di santo, qualcosa del genere, una figura simbolica che deve fare qualcosa, che viene da un al di là, da un al di là nel senso di da un altro territorio, un territorio soprattutto spirituale. Allora, io un racconto molto imparentato con questo, proprio molto imparentato, anche se completamente diverso, è un racconto di quasi un secolo dopo, di Kafka, che in genere è conosciuto come il digiunatore, in un'edizione che aveva curato, abbiamo tradotto, che è più letterale, un artista del digiuno. Avete letto, conoscete? No? Ma è un personaggio che fa come in un circo, fa come attività di digiunare, sta dentro una gabbia e vi digiuna 40 giorni, e questo è lo spettacolo, digiunare semplicemente. E adesso chi l'ha letto può trovare della nuova, cioè sono personaggi entrambi che ereditano la figura degli antichi eremiti del deserto per tanti aspetti. Il digiunatore, certamente il digiunare era una cosa tipica degli antichi eremiti. Bartleby viene un po' da questo mondo, il copista lontanamente ricorda gli amanuensi, ma parlo delle attività che venivano fatte come quelle scritturali, e i copisti era una cosa tipica per tramandare le scritture, ma soprattutto questo starsene da solo, non parlare, in una situazione che a me viene da dire di ascesi, se ricordate, guarda fuori dalla finestra, e dalla finestra non si vede nulla se non questo muro, e tutto fa pensare, la descrizione anche che viene fatta di questo ufficio sprofondato in mezzo ai grattacieli di Wall Street e giù in fondo, fa pensare ai sepolcri, credo anche lo si dica a un certo punto il paragone con i sepolcri. E se leggete queste bellissime, bellissime storie dei monaci del deserto, non so se c'è ancora la storia lausiaca di Palladio, l'aveva pubblicato Mondadori nella Fondazione Valla, Teodoreto di Ciro, le storie dei monaci del deserto, i monaci siriani, del deserto siriano, la vita di Sant'Antonio, sono meravigliose storie, completamente pazzoide, devo dire, che si può leggere proprio indipendentemente dalla fede, averla o non averla, sono storie stupende, anche comiche. E viene da Teodoreto di Ciro la storia di Simon del deserto, da cui non so se qualcuno ha visto quel film straordinario di Buñuel, Simon del deserto appunto si chiama, dove c'è, sono monaci stiliti, tra i quali c'era Simon, che vivevano, sembra forse un mondo abbastanza normale, su delle colonne, c'erano nell'Africa del nord attuale, nella zona della Tebaide, che è la zona dell'Alto Nilo, nell'attuale zona Palestina, Siria, e arrivando fino al Nord Africa desertiche, erano luoghi dove si ritiravano questi monaci e avevano delle varie specialità. In Teodoreto di Ciro sono abbastanza classificate, Teodoreto di Ciro li chiama questi monaci del deserto atleti. Sono degli atleti che sottopongono il corpo a delle prove, esattamente come fa un atleta. Ci sono quelli appunto che vivono, Simone del deserto vive, non ricordo quanto, ma qualcosa come 20 anni su una colonna. Incomincia con una colonna di qualche metro, poi va su una colonna di 6 metri, poi su una di 12 metri, sempre più lontano, più su, le colonne erano abbastanza larghe. Cioè, e poi c'erano questi erano gli stiliti, c'erano i monaci che li chiamavano dal greco ipetri,
un po' sotto il cielo, che stavano su un collo, su un dosso del deserto, sottoposti a qualunque tempo, al sole, alla neve che poteva cadere, e stavano lì anni e anni immobili in una posizione. C'erano quattro tipi. L'altro tipo erano quelli che stavano in gabbie appese ad un gancio, sospese per aria. In genere erano gabbie molto più piccole di loro, per cui stavano rattrapiti, quindi stavano anni e anni. E poi quelli che vivevano dentro le vecchie o cisterne avanzate dei templi e delle città distrutte nel deserto. Siamo nell'epoca del lentissimo crollo dell'impero romano, quindi città che vengono abbandonate, templi che restano vuoti, e vivevano appunto in cisterne o in sepolcri, in tombe, dentro tombe. Per esempio Sant'Antonio del deserto è uno dei primi, la sua vita è meravigliosa, con questi compartimenti, con i demoni, le tentazioni, sepolti nella tomba, e con più frequentazione di tentazioni che se fossero vissuti in una grande città a Las Vegas. Quindi una memoria, non so se Melville aveva in mente esattamente questi testi, dubito, però indubbiamente nell'orecchio tutti abbiamo questo, e lo aveva Melville indubbiamente, con i temi biblici. Melville li conosceva abbastanza bene, Moby Dick, oltre ad avere un linguaggio che imita la traduzione della Bibbia del 600, la traduzione inglese della Bibbia del 600, il tema è anche il combattimento con le forze del male, eccetera. E quindi questa sorta di monaco moderno, io credo di sentirla, questo essere che viene da una tradizione sacra, dalla scienza, che si trova e che fa il copista, attività tipica del abbastanza inutile, abbastanza priva, somiglia molto il copista alle nenie in certe religioni, ma non solo orientali, anche da noi, dire le preghiere, come si chiama, con il rosario, ripetere le preghiere, ripetere una frase, c'è in tutte le religioni, cioè che annulla, come diremmo, qual è la parte intelligente della i lobi frontali, probabilmente mette fuori, uso i lobi frontali e chissà, apre il cervello ad un altro stato. Ecco, questa è la... Allora, cosa succede? Adesso arrivo un po' a quello che volevo dire. È come fosse un personaggio che viene dal sacro, che viene da una regione del sacro, e l'avvocato lo sospetta, lo sente, tanto che dopo lo tollera, quasi dice, quasi è venuto qui forse per salvarmi. Lo stesso ritrovamento, quando lo trova insediato nell'ufficio, fuori dalle ore d'ufficio, lo trova proprio una domenica mattina, se ricordate, quando va, invece che andare alla messa dove doveva andare, passa dall'ufficio, via la domenica mattina, che sarebbe il giorno vuoto dagli uffici, così lui è lì dentro e continua ad essere lì dentro. Allora, cosa succede? Questa figura che viene dal sacro, che forse chissà in altri tempi sarebbe stata ammirata, si trova in un mondo desacralizzato completamente, si trova, non a caso, e questo ce lo mette appositamente, in Wall Street. Poteva ambientarlo in qualunque luogo di New York, l'ambiente in Wall Street, l'ambiente in questo ufficio basso, poteva metterlo ovunque, poteva fare un ufficio arioso e aperto, no, c'è un andamento del racconto che inevitabilmente porta a questo, lo mette in un ufficio che è un sepolcro. A un certo punto parla di Wall Street alla domenica, quando trova Bartleby insediato lì dentro, che dorme sul divano, bellissima immagine, parla e dice Wall Street, la paragona alle rovine di Petra, mi sembra sia qui, Petra, quella città nel deserto, attualmente è Siria, zona siriana, e anche questo Wall Street è come
dall'idea sì, alla domenica è come se crollasse tutto, come se fosse una città abbandonata, come sono spesso le città di uffici alla domenica, alla sera. Quindi potremmo dire è un monaco inviato di là in un mondo che si trova in un mondo desacralizzato e che quindi diventa inutile e che quindi tende, che cosa fa? Quando uno legge questo racconto fa i pensieri, questo è un po' un toccato, lo dice anche l'avvocato quando è nella prigione. No? Guarda l'altro dice, questo è un po', non mi ricordo l'espressione, la traduzione che usa, è un po' toccato, e l'altro il vivandiere dice infatti a me sembra un falsario, di questo ci si può parlare sotto perché non è una cosa da poco, però cosa fa venire in mente abbastanza automaticamente? È come se un santo nel mondo di oggi è uno che vende moneta falsa perché non c'è più un sacro, è come fosse uno venuto in un mondo desacralizzato e quindi ci si può ritornare sopra, perché sono come tanti piccoli segnali non messi a caso. E tutto è un po'. Come si conclude tutta la baracca? L'ausilio e l'aiuto, se uno legge l'altro racconto, proprio lo mette in parallelo, quello di Kafka, l'artista del digiuno, l'artista del digiuno finisce in questa maniera, molto toccante, che questo digiuna, dopo un po' di tempo l'arte del digiuno non è più molto apprezzata in questo zoo, la gente non si ferma più, lo dimenticano in mezzo alla paglia, quando devono liberare la gabbia per metterci, mi sembra, una pantera che è il simbolo della vita, che attrae molti visitatori, e mentre spazzano al fondo della gabbia trovano l'artista del digiuno lì in mezzo alla paglia e gli dicono ma cosa fai? Dice digiuno, ma gli chiedono ma che cosa, ma perché digiuni? E lui dà questa risposta, perché non mi piaceva niente. E questo è il crollo generale, quindi significa che questa arte del digiunare non era un'arte, era la sua condizione normale, il suo stato normale di vita. Oggi cosa diremmo? È un anoressico, oggi tendiamo a patologizzare tutto. Anche un santo oggi diremmo che è un anoressico, è un asociale, è un cosa diremmo, tutte queste cose. E infatti è come se lo dicesse, ma questa frase dell'artista del digiuno fa crollare a ritroso tutta l'antichità e tutta la sacralità dei digiunatori monaci antichi. È come se il mondo moderno, che non ammette se non la patologia nei casi di diversità, proiettasse all'indietro la patologizzazione dell'universo, quindi anche tutta l'antichità, cosa che facciamo peraltro normalmente quando leggiamo le storie, queste storie antiche che ormai ci sono distanti, si tende a patologizzare tutto l'antico, poveretti, erano dei maniaci, erano essici, eccetera, eccetera. E con Barthes vi succede un po' circa la stessa cosa. E questa figura che viene dal sacro, alla fine è un povero essere che è come un filo d'erba, che semplicemente come un filo d'erba che tende al sole, immobile, se ricordate questa scena nella prigione, e non fa altro che seguire la sua natura, il filo d'erba, e il paragone con Barthes è evidente, è come se Barthes seguisse la sua natura di santo o monaco in altri tempi, oggi di poveretto. Mi interrompo, poi che domani ne parliamo, se no passo. Dunque,
come avevamo detto, reso noto, insomma, avevamo pensato di dividere la giornata, cioè il pomeriggio in due parti, perché insomma, raggruppare un primo gruppo di interventi per l'appunto, discutere un po' se ci sono interventi del pubblico, domande, e poi una seconda, un secondo round. Quindi, seguendo più o meno la scaletta che avevamo fatto, do la parola al collettivo Bartoli, che si materializzerà nelle persone di Paolo Michele. Che sono pure due vostre sedie che mancano. Beh, intanto ringraziamo per l'invito, insomma, questa giornata di studio e di discussione, e questa è la prima cosa che dobbiamo dire, un po' motivare la nostra presenza, la forma della nostra presenza qui. L'invito è stato rivolto a un'entità collettiva in qualche modo, e che quindi non si riassume in me e nemmeno in Paolo. Abbiamo deciso comunque di intervenire a due voci, e insomma quello che c'è. Chiamo di farlo, io cerco di farlo, Paolo penso integrerà, è restituire il senso di un'esperienza collettiva che nasce e si pone sul filo di una narrazione e sceglie il racconto di Bartleby come narrazione dalla quale partire, e in qualche modo cerca di riprenderla e continuarla al di là, diciamo, della propria attività, cerca di portare, cioè, di fare un esperimento narrativo anche in qualche modo. La prima questione da porre che ci è stata posta è stata proprio questa: 4 anni fa un gruppo di studenti dell'università si incontra, decide di dare vita a un'esperienza politica e culturale e sceglie di chiamarsi con il nome di un personaggio molto enigmatico e altrettanto noto. Ci è stato chiesto perché, e soprattutto ci è stato chiesto come mai scegliere un personaggio che, diciamo, una delle interpretazioni principali che sono state date è quella di un personaggio che si sottrae, antepone un no, una preferenza di no, e porta questo rifiuto, diciamo, questa sottrazione fino alle estreme conseguenze, fino a una morte solitaria, e quindi da molti visto anche come un personaggio emblema di una sconfitta in qualche modo. Quindi, in che modo un'esperienza invece collettiva che si pone come affermativa può scegliere una figura di questo tipo anziché, non so, figure più immediatamente rivoluzionarie o cose di questo tipo. Ci ha messo un po' in difficoltà all'inizio questa domanda, o meglio, avevamo abbastanza chiare le motivazioni, ma spiegarle non è stato semplice. Ricordo che proprio con Gianni Celati, con Armando Cavazzoni, ne abbiamo parlato all'inizio, loro piaceva molto che avessimo scelto uno sconfitto come nome, cioè gli abbiamo spiegato che per noi non era esattamente la storia di una sconfitta. Ci sono 3 punti molto brevemente che vorrei, cioè, sottolineare: perché ci siamo avvicinati a questa figura, abbiamo cercato di, come dire, in questi anni non rideterminarla ma continuamente averla presente e tenerla dentro al discorso anche narrativo che abbiamo fatto pubblicamente. Il primo aspetto è senz'altro quello della lingua. Quello che fa Bartleby, diciamo, è connotarsi a partire da un atto linguistico molto forte e radicale. Nella bella traduzione che dà Gianni Celati, avrei preferenza di no. Questo atto linguistico immediatamente, Deleuze dice con chiarezza, sconvolge, apre un varco in quello che è il normale ordine del discorso, quella che è la logica normale, dominante, costituita, fatta di regole, del mondo dell'avvocato, di Wall Street, comunque della società occidentale nella quale lui si colloca, arrivando da lontano, con un passato sconosciuto. Ecco, quest'atto linguistico, in qualche modo, è un atto di rottura, immediatamente un atto di rottura. E questo evidentemente ci ha, in questo abbiamo ritrovato qualcosa di vicino, insomma. L'abbiamo concepito immediatamente, appunto, come, sì, perché si diceva personaggio sovversivo, insomma, comunque qualcosa di questo tipo. Deleuze dice proprio espressamente che la formula, chiama formula di Bartleby,
germina e prolifera, quindi in qualche modo costringe gli altri a farci i conti, rovescia, ribalta, dice della lingua degli altri, ed è quello che succede soprattutto in rapporto col personaggio che in qualche modo è chiamato a governare quanto accade, quindi l'avvocato, insomma, che è il capo poi dell'ufficio, è rappresenta in quei termini la società, la normalità della società. L'altra cosa fondamentale è che quest'atto linguistico diviene immediatamente irreversibile, soprattutto e in primis per il personaggio che pronuncia. La prima volta che Barthes gli dice avrei preferenza di no, smette di copiare, smette di essere uno scrivano e quindi di compiere quel compito meccanico che portava avanti e non potrà mai più tornare a farlo. In qualche modo per noi, dentro l'università, questo significava smettere di concepire lo studio in un certo modo, in termini... Non siamo stati noi. Tanto perché abbiamo qualcuno già pagato. Insomma, non avevate un po' ben detto. No. Sicuro. No, qui lo sarà un bello. Smettere di concepire lo studio con una forma di apprendimento statico in qualche modo e quindi rifiutarci di svolgere un lavoro puramente mnemonico, appunto didattico, e quindi fare dell'altro, concepire lo studio, la trasmissione del sapere all'università in un altro modo. E questo è stato per noi effettivamente irreversibile, lo sapevamo, e ci porta insomma, a portare alle estreme conseguenze questa scelta. L'altra cosa che ci è un po' venuta in mente in realtà adesso, probabilmente non tanto all'inizio, è come si coniuga un rapporto tra una singolarità, una vera e propria solitudine, il racconto è anche stato incluso in una bella antologia curata da Gianni Celati, da Daniele Venati, che si chiama Storia di solitari americani. Barthes è effettivamente proprio una figura della solitudine, come una forma collettiva invece si può relazionare, perché si relaziona la solitudine. E anche qui pensandoci un po', c'è un'altra frase di Deleuze in quel saggio molto famoso in cui realizza il racconto, dove si dice che Barthes è l'uomo senza referenze, senza possessi, senza proprietà, senza qualità, senza particolarità. È troppo liscio perché qualsiasi proprietà possa fargli peso. Quest'essere liscio in qualche modo, questa idea apparente di una figura come contenitore vuoto, forse è quella che ci ha fatto pensare di tentare l'impresa di riempire questa figura a partire da delle singolarità che si mettono insieme, quindi tante individualità, competenze, desideri, saperi che si mettono insieme e di volta in volta producono una formula come quella di Bartleby che tenta di rompere l'ordine del linguaggio, l'ordine del discorso, sapendo che questo processo è in continuo divenire, diciamo ben consapevoli che ogni volta che si infrange la norma in qualche modo poi questa infrazione viene riportata, si tenta di ricondurla alla normalità e quindi non basta un singolo atto linguistico ma ogni volta ne va trovato un altro che vada a rompere nuovamente la norma, si riorganizzi eccetera eccetera. Questo per noi è possibile dalla dinamica collettiva nella quale viviamo e che abbiamo scelto e grazie alla quale dico anche cerchiamo di andare verso un destino differente da quello della singolarità di Barthes, insomma ce la vogliamo. L'ultima cosa interessante che viene notata da molti, e qui ancora da Deleuze, è il tema del contagio. Sempre rispetto alla lingua, analizza molto bene Deleuze, la formula di Barthes contagia immediatamente tutti quelli che gli stanno attorno. Questa formula linguistica fa sì che l'avvocato stesso e gli altri copisti inizino a parlare come lui, quindi c'è il germe di un linguaggio che cambia in qualche modo. Questa cosa nel racconto si vede ed è molto bella e in qualche modo ci siamo resi conto che l'aver utilizzato questo frame discorsivo, questa formula fin dall'inizio ha fatto sì che in tutti questi anni molte figure che sono state chiamate, che spontaneamente hanno preso parola su di noi, quindi su un'esperienza contingente, su anche avvenimenti di cronaca che non avevano nulla a che fare con il racconto di Melville, hanno invece poi utilizzato nuovamente la figura e il racconto o per screditarci totalmente, come un meccanismo proprio di colpire Melville per colpire
chi si richiama a quel racconto, e su questo, cioè, recentemente, insomma, è stato uno degli episodi migliori, devo dire, sulle pagine del Resto del Carlino, dove scopro essere un illustre commentatore di parte, mi è arrivato appunto a parlare nel racconto di Melville, che parla di un idiota che preferisce dire di no a finire morto di fame volontariamente in carcere. Frasi appunto dette dentro un articolo che commenta un fatto di cronaca, e avanti continua, siamo Moschitello, lo dico per dovere di cronaca, questo critico, che riassume un po' il racconto dicendo: era il signore delle preferenze, era uno che a un certo punto dice di preferire addirittura di non essere neanche un po' ragionevole, il suo datore di lavoro tenta di tutto senza nessuna violenza, si rifiuta di licenziarlo fino alla fine. Niente da fare, battevi, è un demente di man, un demente, affascinante quanto si vuole, ma il suo comportamento è quello di un ripugnante, prepotente, un passivo. E qui gli studenti e il collettivo hanno deciso di tradirlo, quindi si utilizza il racconto anche per dire quanto o meno un'esperienza che si richiama quel nome è fedele. E in un altro articolo apparso su Repubblica, ma non sono riuscito a recuperarlo, quindi non so dirvi l'autore, ma non conta, addirittura si utilizza appunto questo caso, in quei momenti sulle pagine dei giornali, per prendersela con Agamben, arrivando a criticare le teorie di Agamben sulla figura di Barthes, ma qui in generale, e l'articolo si chiudeva dicendo: chi sarà peggio, questi studenti o proprio Agamben con le sue teorie strampalate? Quindi, diciamo, si dava l'occasione per dirimere probabilmente qualche vecchia questione, insomma, eccetera eccetera. Esistono però anche dei casi positivi, e chiudo su questo. Una lettera di Bruno Giorgini, che poi arriverà, sempre un intervento in merito a una questione che riguardava delle vicende del rapporto di questo collettivo con le istituzioni, si ricorda invece una cosa secondo me molto significativa che ci tengo a ricordare proprio in questa sede. Si ricorda come Giorgio Boatti intitolò Il preferirei di no, proprio un libro che racconta la storia di quei 12 docenti, solo 12 ordinari su 1250, che nel 1931 si rifiutarono di sottoscrivere l'adesione al regime fascista di Mussolini. Ecco, quindi in qualche modo abbiamo visto che giocare una partita anche sul tema delle narrazioni fuori dai libri, ecco, ha riaperto anche un dibattito, a volte purtroppo, fine a dire, a volte per fortuna, che ha riportato al centro non tanto le questioni del contrasto, non solo le questioni del contrasto istituzioni, format organizzate, ma anche ha rimesso al centro una possibile interpretazione di questo racconto. Quindi in questo senso il contagio ci sembra che sia andato avanti, e che forse abbiamo colto una modalità di giocare la partita di questo enigma, insomma, letterario, anche poi fuori dalle pagine del libro. Adesso passo la parola a Paolo. Allora, in realtà il mio intervento è proprio su questo gioco, sul stare dentro le pagine di un libro e poi cercarne di uscire, trovare un attimo quelle che sono le connessioni. Ho provato ad andare a cercare i primi testi che scrivemmo quando scegliemmo il testo, il nome di Bartleby, scelta che fu abbastanza combattuta. Tra questi testi ce n'erano alcuni un po' più suggestivi, alcuni un po' più strettamente politici, con anche un gergo molto, molto selezionato. Ce n'era uno che purtroppo non sono riuscito a recuperare, perché tra uno sgombro e l'altro le cose l'hanno anche perse, in cui si narrava quella che era la metamorfosi di Bartleby. Insomma, narravamo quella che era l'uscita del personaggio Bartleby fuori dalle pagine del suo libro, e finalmente iniziava a camminare per le strade. All'epoca, quando noi abbiamo iniziato a esistere, effettivamente venivamo da un movimento, quindi c'era un elemento di presa di parola che era anche corporeità, appunto. Noi nelle strade scendevamo, diventavamo qualcosa mano a mano che gli avvenimenti si verificavano, e in questo testo raccontavamo la metamorfosi del personaggio Bartleby, che dalle pagine del libro appunto diventava questo. Dico corporeità non a caso, nel senso che le narrazioni per noi sono sempre state qualcosa che ha funzionato sempre,
sempre stato giusto prendere parola, molti anche delle nostre generazioni prendono spesso parola, ci sono molte narrazioni che raccontano quella che è una situazione generazionale, oppure la situazione degli studenti o dei ricercatori, la situazione all'interno dell'università, ma in qualche modo non è, questa cosa non è sempre bastata. L'elemento della fisicità, della materialità delle nostre prese di posizione ha sempre avuto un elemento, una priorità. D'altro canto abbiamo visto che effettivamente questo è stato uno dei motivi per cui si riesce effettivamente a partecipare a prese di posizioni che siano collettive. Passando brevemente, veramente molto brevemente in rassegna, l'onda, la protesta dei ricercatori, la notav, le lotte contro l'austerity, hanno sempre richiamato un grande narrarsi a partire da chi siamo noi, quali difficoltà incontriamo nel mondo, ma effettivamente in tutte queste occasioni si sono creati dei rifiuti a quello che era lo status quo che ci hanno messo, su cui abbiamo investito ben più delle nostre parole, non che questo sia negativo. Faccio notare che in questo momento siamo in un'aula stipati uno più stretto dell'altro, al caldo, in un momento in cui in fondo le lezioni continuano ad andare. In realtà anche questo secondo me è un rifiuto di quello che può essere lo status quo in questo momento. È già la creazione di un'università differente. D'altra parte un'università differente è stato uno dei primi motti che continuiamo anche ancora a dire. Questo vuol dire che ci sia appunto un'unica forma di dire di no, non c'è un'unica forma di presa di parola né di pratica. Michele ha citato una presa di parola molto forte alla fine del suo intervento. Torno un secondo al racconto perché mi serve per mettere l'appunto su un paio di cose. Il Mao di Bartoli era situato in un luogo preciso, anche il primo intervento di Ermanno Cavazzoni ha chiarito un paio di cose. Quel luogo era uno studio a New York, nel pieno centro di Wall Street, che ha le sue regole formali e informali, che tramite il suo intervento vengono immediatamente destabilizzate. Wall Street è anche il luogo dove nasceva, insomma, adesso è abbastanza evidente che è sede di uno dei più importanti poteri economici all'interno nel mondo, e l'anno scorso c'è stata un'altra presa di parola col nome di Bartoli, ossia il movimento Occupy Wall Street di fronte alle sedi del potere lesse il racconto di Bartoli. Il movimento Occupy Wall Street in quel momento, ma anche in quel periodo nel suo muoversi, metteva in atto immediatamente quello che era un rifiuto a un mondo costituito, e anche lì cercava di destabilizzare. Quella pratica era situata di fronte a questi luoghi del potere, e contro quell'ordine si poneva. Allo stesso modo noi ovviamente non siamo Wall Street, ma ci situiamo in altri ambiti. Non abitiamo Wall Street, ma viviamo in un'università, ed è lì il primo punto su cui abbiamo forzato, e d'altra parte si vede che si continua in qualche modo a forzare. Forziamo il contesto di una struttura universitaria che è impostata sulla riproduzione dei saperi. Ha fatto molto bene prima anche a ricordare che Bartoli copiava le lettere, e questa struttura invece non dà l'occasione di mettere in discussione quelli dei saperi. C'è un rischio di riproduzione e di mantenimento dello status quo, che è in fondo il primo nostro rifiuto che abbiamo rimesso in pratica. A partire da questi rifiuti, appunto, non siamo stati gli unici. Noi le barriere della letteratura e in sé della disciplina abbiamo sempre cercato di forzarla. Questo per un motivo che è stato ricordato anche nell'introduzione. La letteratura, il mondo, i saperi e il mondo non sono elementi separati, ma anzi assolutamente si innestano l'uno sull'altro. Non esistono saperi neutrali, e da questo punto di vista forse si può dire che non esiste neanche una letteratura neutrale. Di certo non c'è una parola che sia neutra. Dimenticarci di questo rischia di portare, anzi nel passato ha già portato a degli orrori, e grazie al cielo parliamo di altre epoche. Dimenticarsi però del fatto che i saperi, la letteratura, non sono neutrali può portarci ad altri errori, come potrebbe essere un errore dare, non so, il governo, un ordine mantenuto in mano a
persone anche illuminate, alti intelletti o professori che citando libri, citando altri illuminati, tabelle, mostrando tabelle Excel e grafici perfetti, insomma, compiono errori loro malgrado, oppure addirittura cercano di nascondere quelle che sono le ingiustizie che vanno portando avanti. Ecco, di fronte a una situazione simile, laddove si verifica, varrebbe la pena, e vale la pena laddove si verifica, mettere in pratica un rifiuto che, visto che siamo dentro la scuola di lettere, direi che può stare dentro e fuori la letteratura. Magari un rifiuto un po' goffo, come magari può essere risultato il nostro dall'esterno, ma che però parte da esigenze sincere. Un po' come un rifiuto che appartiene alla letteratura poi italiana, il rifiuto di Lorenzo Tramaglino, quando di fronte a Don Abbondio, che cita fonti antiche, che sono simbolo della sapienza, cita fonti antiche col solo scopo di rinviare il suo matrimonio con Lucia, dice esplicitamente: lei si piglia a gioco di me, che vuol che faccia io del suo latinorum. Ecco, io direi che di fronte a questo rifiuto della presa in giro, dell'ingiustizia, è inevitabile proprio per dare un senso a quello che tutti noi facciamo quando lavoriamo sui saperi, quando lavoriamo sulla letteratura, è per dare un senso pieno e profondo a quello che è il nostro lavoro, quello che ci piace fare, da studenti, da docenti, da ricercatori, da persone e operatori nel mondo della cultura. Su questo credo che possa essere veramente collettivo, insomma, la vera preferenza di no che abbiamo scelto come motto. Facciamo un piccolo cambiamento nell'ordine degli interventi. Vedo però Gianmario Anselmi, direttore del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica. Gianmario, se vuoi dire qualcosa, ci farebbe molto piacere. Se vuoi fare un saluto ufficiale, no, ma ti abbiamo già ringraziato in tua assenza, adesso visto che sei qua. Scusate, perché è pieno di convegni, questo in particolare non ce n'è un'altra domanda. Però no, io devo dire grazie ai colleghi, abbiamo organizzato questo incontro, che hanno organizzato insieme a voi e agli altri docenti questo incontro, dedicato a questo scrittore diventato in questo pezzo di Bologna molto famoso, non grazie a me, ma grazie al collettivo degli studenti, dicendo le cose come stanno, che se facessi un'inchiesta tra i bolognesi che battono, direbbero quelli che occupano o che fanno attività all'università, non credo, però tutto serve per far conoscere personaggi. A me fa piacere che la letteratura sia così in contatto diretto con la realtà. Non voglio dire molto e non è niente in particolare, se non auspicare che questo incontro, ripeto, ringrazio tutti voi di partecipare, sia anche un segnale, come dire, di distensione, almeno per quanto riguarda il mio dipartimento e i colleghi che ci lavorano, con tutti quelli che vogliono esprimere dissenso o idee diverse da quelle, profondamente diverse anche dalle mie, tra l'altro, ma comunque che però hanno diritto di cittadinanza ovviamente assoluta. Io mi permetto solo qui, voglio questa bellissima occasione, forse ne avete già parlato, ne parlerete, per avanzare una modesta proposta, cioè io non so come evolveranno le situazioni, come ci saranno le cose, come le questioni logistiche o meno dei gruppi, dei collettivi, e anche nostre, fatto l'università per inciso, come sarà il futuro che ci attende. Io dico che anni fa, qualche anno fa, in tempi non sospetti, mi sembra che assessore alla cultura a Guglielmi ancora, quindi parliamo di una vecchia giunta, le associazioni degli scrittori bolognesi, alcuni dei quali anche qui presenti ovviamente, avanzarono una proposta molto interessante di fare a Bologna una casa della letteratura, come c'è a Roma, come c'è a Torino, la società dei lettori, molto partecipata, aperta al contributo di studenti, docenti, gruppi vari, per fare della letteratura qualcosa di interessante e militante. Non so se Ermanno allora, perché lui firmò, erano quasi tutti scrittori che ruotavano intorno a Bologna. Sarebbe questo, non dico questa oggi, ma in generale un'occasione di pensarci insieme, gli studenti, docenti, gli scrittori di Bologna, vedere se non fosse possibile rilanciare all'università, per un verso, con tutta la disponibilità del nostro dipartimento che è letterario per eccellenza, ma alla città anche, l'idea di creare uno spazio, un luogo in cui si creino queste occasioni.
in cui si discuta di letteratura, certamente unita alla politica, unita alla letteratura in una chiave non strettamente letteraria, in senso proprio, come nella tradizione di alcuni di questi centri di altre città che io ben conosco, e questa proposta mi sembrava molto bella e caduta, e invece potrebbe essere un luogo di incontro di stanze, tipo quella che stiamo facendo noi oggi, per caso qui, e ce ne potrebbero essere altre mille, anche coinvolgendo però la città. Io penso che senza la città non andiamo molto al di fuori di qui, anche perché molti di voi immagino esprimono di stanze che non sono solo universitarie, né di docenti né di studenti. Quindi credo che sarebbe una cosa, mi piacerebbe che fosse ripresa o rilanciata, magari a partire dagli stessi scrittori che avevano provato a lanciarla qualche anno fa e poi non ha avuto riscontro. Ed era, secondo me, una gran bella idea, un modo di discutere di scrittura, di letteratura, però non nel punto neutro, asfittico, accademico, ma militante, si sarebbe detto alla mia giovinezza, insomma, in qualche modo di altro di quello. Quindi penso che questa sia una cosa che vi lancio lì come proposta, naturalmente sapendo come dipartimento molti colleghi sarebbero d'accordo e sosterrebbero questa proposta. Quindi intanto ancora grazie e sto a sentire un po' le vostre argomentazioni. Salve. Dunque, adesso do la parola a Daniele Giglioli. Daniele Giglioli insegna all'Università di Bergamo, studia della letteratura, è critico, saggista, ha pubblicato recentemente l'ultimo libro, Senza trama, se non sbaglio, credo che sia. Tutti lo conoscono. Senza trama, tanto. Marca la testa e sta benissimo, perché vuole confermare l'ipotesi che legge il suo libro precedenti, quindi la buona notizia è che abbrevierò. Sono un po' dispiaciuto che non ci sia Gianni Sedati come tutti voi, perché chiaramente per quanto riguarda la lettura di Bartleby usciamo tutti dal suo cappotto. Lui fece questo corso all'Università di Bologna, l'anno prima ero iscritto, purtroppo me lo persi perché ero troppo ignorante, faceva anche lezione alle 8 di mattina, quindi non è che incoraggiarsi. E in questo libro Feltrinelli, dove è finita poi la traduzione del racconto, non c'è soltanto la traduzione, ma appunto manca una bellissima curatela, che alla fine consta una sorta di cimitero di idiozia, di museo degli orrori, che sono le interpretazioni di Bartleby. Ce l'avete preso dagli anni 30, prima degli anni 90, le maggiori interpretazioni di Bartleby, e una per una ha dimostrato che erano cose di quel giorno gli autori avrebbero fatto meglio a spararsi piuttosto che a interpretare quel racconto. È veramente istruttivo leggere questa sorta, diciamo così, di sfilata negativa. Si salvano pochissimi, Deleuze, di Goffink, che tra l'altro si chiama qui a Bologna. Ecco, messo sull'avviso da questa cosa, a me sarebbe anche piaciuto che Gerardo, per una mossa degna di Don Quixote, avesse messo anche la sua nella storia dell'interpretazione. Messo, va bene anche così. E messo sull'avviso di questo, io non fornirò un'interpretazione di Bartleby, non voglio finire seppur idealmente dentro quella compagnia lì, anche perché parte di un testo che sfida un po', come è stato giustamente ricordato Kafka, e sono di quei testi un po' impossibili, per cui se tu ti attieni alla pura latità dei fatti ti sembra che manchi qualcosa, appena ci metti un significato senti che è un significato appiccicato, che ha impoverito il testo, che vai in qualche misura sminuito, lo hai sprecato, succede sempre con i racconti di questo tipo. Io parlerò di alcuni usi. A me sembra che quello che il collettivo parte che ha proposto di questo racconto è un uso. Io vorrei raccontare l'uso che è stato fatto dalle generazioni precedenti, diciamo dalla fine degli anni 70 in poi. D'altronde è un po' che ho smesso di preoccuparmi e non distingo più tanto tra uso e interpretazione. Cioè, secondo me alla fine ogni interpretazione è sempre un uso. Probabilmente non è vero il contrario, cioè non è un uso
è un'interpretazione, però gli usi sono la cosa che ci lega ai testi, come anche alle persone, e non è vero che tutti gli usi sono uguali, ci sono degli usi migliori di altri, sono degli usi migliori, degli usi peggiori, e questi usi sono migliori quando lo dimostrano in qualche misura sul campo. Ecco, che tipo di uso aveva fatto, a mio avviso, io potrò citare molte cose, ma credetemi un po' sulla parola, quella fascia di generazione che va, diciamo, dalla fine degli anni 70 e arriva la Mira Mia, opera di Leonardo, Federico, Ferdinando, eccetera. Nel personaggio di Bartleby è stato visto, si potrebbero fare molti riscontri, dobbiamo abbreviare, è stato visto una sorta di alter ego, di segnale, diciamo così, di simbolo, di, tra virgolette, eroe fondatore di un atteggiamento. La parola eroe fondatore può sembrare, anzi è sicuramente stridente rispetto alla datità di questo personaggio. Immaginatevi un po' questo scenario, la fine degli anni 70, il tramonto anche sanguinoso, dei movimenti, di certe opzioni di trasformazione della società, a cui dicono anche la fine del Novecento, il congedo del Novecento, sono alcuni storici che dicono che il Novecento va a finire nell'89. In politica si comincia a non parlare più di rivoluzione, la parola rivoluzione per esempio esce un po' dal lessico, se non alcune minoranze, e viene fuori al suo posto, in chi mantiene una posizione radicale, il concetto di esodo. Che cos'è l'esodo? L'esodo non è qualcuno che confligge col faraone, è qualcuno che dice al faraone: guarda, me ne vado, lascia che io me ne vada, io non ti voglio più vedere, tu non sentirai mai più parlare di me, ci separiamo, ti lascio il campo, me ne vado da un'altra parte. Ecco, questo io credo che sia stata un'opzione che hanno sentito come propria, non necessariamente in modo consapevole, non solo gli intellettuali, non solo gli scrittori, molti che avevano partecipato, che hanno visto gli ultimi fuochi di quella stagione, e molti che hanno trovato in Bartleby qualcosa di simile, quello che dice semplicemente: no, io non ho niente da chiedere, oltre che da, non ho niente da dire, non ho nulla da spiegare, semplicemente vorrei essere lasciato in pace, preferirei di per tutto essere lasciato in pace. È stato un po', secondo me, una sorta di baricentro di una galassia affettiva, sentimentale, di atteggiamenti fatti di illusione, di eufemismo, di silenzio, di scarto, di rifiuto.